andiamo a vedere la differenza tra i tratti terminali, le code e le punte delle lettere, che possono assumere quattro tipi di conformazione. Allora, andiamo a vedere la prima. Disegniamo il tratto. Ho un colore sbagliato. Ok. Disegniamo il tratto terminale di una A, per esempio. Ok, questo tipo di tratto lo possiamo definire e si definisce a goccia. Poi facciamo un altro tipo di terminale, sempre di una A. In questo caso è definito a bottone. Andiamo a vedere per esempio un terminale o comunque un gancio della lettera G che abbiamo disegnato anche prima. Qui c'è il nostro occhiello. In questo caso il terminale viene definito a bandiera. Ok, e ultimo, per ultimo, il quarto tipo di gancio o terminale, che rifaccio di nuovo una G. Con il nostro occhiello, quindi il buco della G, e questo viene definito a becco. Quindi, come abbiamo detto, i tratti terminali, le code e le punte delle lettere possono assumere quattro tipi, quindi quattro tipi di conformazione che vengono detti a goccia, a bottone, a bandiera, a becco. E questi sono gli ultimi elementi dell'anatomia del fonte.